Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale sportivo. Iniziamo parlando di Arezzo. Seduta di allenamento per l'Arezzo al campo Lebole, la novità è il graduale recupero di Marras. È un periodo questo un po' strano per l'Arezzo. La squadra sta lentamente ritrovando il filo con i risultati, i tifosi invece sono contrariati per quanto sta succedendo. In questo clima non proprio dei migliori, la prima squadra è tornata al lavoro con una seduta pomeridiana sul campo Lebole agli ordini di mister Mariotti. Dopo il riscaldamento spazia una serie di esercitazioni tecniche, quindi a un lavoro aerobico per poi passare a un test contro la Juniores. Un test a cui hanno preso parte i calciatori entrati a partita in corso contro il Rieti e quelli rimasti a riposo. Sul campo Lebole si è rivisto Nicolò Marras, tornato in gruppo, mentre Daniele Magliocca ha svolto con il resto della squadra la prima parte della seduta di lavoro per poi effettuare un programma personalizzato. A riposo Gioffrè, Mastino, Pizzutelli e Marchi, quest'ultimo in via precauzionale. Domani allenamento alle 11, sabato con il Foligno si giocherà alle 15 e si spera di dare seguito agli ultimi risultati. Adesso la Serie C, nemmeno il tempo di godersi la bella vittoria contro la Ancona Metelica, che il Montevarchi si rituffa nel clima del campionato. Domani al Briliperi arriva la Fermana per il recupero della 22esima giornata di campionato. All'andata i rossoblù si imposero per 1-0, calcio d'inizio alle ore 18. Per il Montevarchi quella di domenica è stata una delle migliori prestazioni stagionali, una vittoria più che meritata contro l'Ancona Metelica. Contro una squadra che dà il meglio di sé in trasferta, la squadra allenata da Malotti torna alla vittoria che mancava dalla partita contro il Grosseto fuori casa del 21 novembre scorso. Non vi è tempo però per fermarsi. Alle porte c'è un altro difficile impegno. È una squadra con una grande tradizione, la Fermana ha fatto la Serie B pochi tempi fa, quindi si sta parlando di società e ambienti a noi un po' lontani in dei momenti, perché Fermo, Ancona, Modena, Cesena, Reggio, quindi sono piazze importantissime con le quali ci dobbiamo misurare, lo dobbiamo fare con le nostre armi e con tutto quello che sappiamo poter mettere in campo e così siamo, e va bene così, ecco, massima calma, massima concentrazione e subito pensiero diretto verso il prossimo turno, che sarà ancora, ripeto, un turno probante. Noi ci siamo, ci vogliamo essere e assolutamente ci vogliamo arrendere. Poi a volte vinceremo, a volte perderemo, questo io non posso sapere, però di sicuro la squadra non dà mai segnali di cedimento, aumenta ancora di più la consapevolezza che ci possiamo giocare fino alla fine una salvezza difficile ma sicuramente possibile. Adesso abbiamo avuto questo tour de force, che ci vede ancora impegnati per le prossime due partite nell'arco di una settimana, però stiamo bene fisicamente, si vede che in campo comunque lottiamo e corriamo per 90 minuti, quindi penso che sicuramente quella è la chiave per portare a casa i risultati che a noi servono. Nuovo arrivo in casa a Montevarchi, la società rossoblù ha infatti ingaggiato il 25enne portiere Mattia Valentini. Valentini, cresciuto nelle giovanili di Rimini e Cesena, ha iniziato la sua carriera nelle file della Fermana, prima in Serie D e poi in Serie C. In terza serie ha poi militato anche con il Teramo e in totale ha collezionato 36 presenze in Serie C. L'ingaggio di Valentini è stato definito a seguito dell'infortunio di Rinaldi, che si sta rivelando più lungo del previsto. Il nuovo arrivato, che è già a disposizione di Malotti, giocherà con il numero 97. Adesso il calcio femminile, domani alle 14 al campo comunale di Campitello Mario Ciccioni. Le ragazze amaranto si misureranno in trasferta con le avversarie della Ternana per la sfida di Coppa Italia. La partita, fissata per il 22 dicembre scorso, rimandata una prima volta per il Covid a gennaio e poi nuovamente slittata sempre per via di casi di positività al coronavirus, permetterà alla squadra vincitrice di accedere ai quarti di finale della competizione nazionale. Ovviamente seguiremo in particolare questa partita, seguiremo la squadra dell'Arezzo Calcio Femminile come stiamo facendo dall'inizio del torneo. Parliamo adesso del campionato di eccellenza Umbra. Esce imbattuto il Sansepolcro dalla difficile trasferta di San Giustino. I bianconeri, grazie a un gol di Mercuri, raggiungono il pari in pieno recupero. Contro una delle squadre più attrezzate del campionato, il Lama San Giustino, il Sansepolcro ottiene un pareggio in rimonta dopo una partita combattuta. Malgrado un rigore sbagliato, gli uomini allenati da Mezzanotti sono stati bravi a crederci fino ai minuti finali. Le prime occasioni sono per i padroni di casa. Al quinto Valori prova a sorprendere Ranieri con un pallonetto, non riuscendo però a trovare la porta.
Poi al 19esimo Borgo colpisce di testa sul calcio d'angolo, ma nemmeno lui c'entra lo specchio. Sansepolcro pericoloso al 35esimo quando Del Siena tenta l'acrobazia sugli sviluppi di un corner. Il tiro però è poco incisivo e si perde sul fondo. Un minuto prima dell'intervallo i biturgensi costruiscono la migliore opportunità per andare in vantaggio. Quadroni si esibisce in un grande colpo di testa destinato sul secondo palo, ma il portiere umbro Vaccarecci interviene con bravura e mette in calcio d'angolo. La prima frazione di gioco si chiude quindi sullo 0-0. Nella ripresa, già al terzo, i biturgensi hanno un'enorme opportunità per portarsi in vantaggio. Brizzi viene messo giù in area e l'arbitro concede il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Braccini, ma il suo destro viene intercettato da Vaccarecci. Si resta quindi sullo 0-0. All'ottavo il Lama rimane in 10 per l'espulsione di Rossi, allontanato dal campo di gioco per proteste. Nonostante l'inferiorità numerica, al 21esimo sono comunque i padroni di casa a sbloccare il punteggio, sfruttando al meglio un calcio d'angolo. Bertolucci salta più alto di tutti e il colpo di testa finisce alle spalle di Ranieri. Il Sansepolcro prova a rispondere al 32esimo con Passeri, ma il suo destro sul secondo palo esce di poco. In pieno recupero, quando la partita sembra ormai finita, i bianconeri riescono a trovare il pareggio. Mariotti mette la palla in mezzo e Mercuri, da poco subentrato, di testa supera Vaccarecci. La partita si chiude quindi in parità. Buon punto conquistato dal Sansepolcro sul campo di una delle migliori squadre del campionato. Nonostante il rigore fallito e l'incapacità di sfruttare appieno la superiorità numerica per oltre mezz'ora, i bianconeri sono stati bravi a crederci fino ai minuti finali, meritando l'1-1. Eccellenza Toscana, nello scontro diretto al Matteini, il Terranuova Traiana impone la sua legge e torna al secondo posto agganciando proprio la Fortis. Decide una rete di Sestini in apertura di ripresa ed è festa grande in casa del Terranuova Traiana contro la Fortis di Borgo San Lorenzo. Era il big match della giornata nel girone C dell'Eccellenza, e pensare che la partita non si era messa bene per i biancorossi, che hanno perso Betti nelle battute iniziali del match. Primo tempo equilibrato, poi nella ripresa subito la svolta con il vantaggio dei locali propiziato da un'azione insistita di Sacconi. Sestini ha trovato la giusta traiettoria per infilare la porta avversaria. La reazione della Fortis è stata tardiva e la terranovese è riuscita a reggere il passo portando a casa un grande risultato. Ma sentiamo il parere di Calori, che tra l'altro è stato anche espulso nel corso della partita. Mister Simone Calori, era importante quest'oggi contro una squadra difficilissima. Era importante l'atteggiamento e l'atteggiamento c'è stato. Poi mi sono venuti anche 3 punti, di solito è sempre la conseguenza, atteggiamento buono, i punti arrivano. Rispetto a domenica avevo chiesto ai ragazzi questa cosa e hanno reagito a pieno, insomma, quindi sotto ogni punto di vista. Soprattutto con la squadra rimaneggiata, chi è entrato dal primo minuto? L'ho detto prima, per me non è la squadra rimaneggiata, è semplicemente una squadra. A volte manca qualcuno, a volte siamo tutti, e domenica eravamo tutti, oggi ci mancava qualcuno, e anche Lorenzo Betti si è fatto male dopo 5 minuti, è normale che... hai bisogno di una squadra, la squadra c'è, quindi indipendentemente da tutto, oggi per l'ennesima volta si è dimostrato che con l'atteggiamento giusto, indipendentemente da chi gioca, si porta a casa qualcosa. E adesso un servizio che riguarda il gruppo Master Sport di Cortona. Vediamo insieme le immagini, parliamo di nuoto. Il nuoto ha regalato al gruppo Sport Cortona belle soddisfazioni ai campionati regionali Master svoltisi a Livorno durante questo fine settimana, da dove torna con 4 oro, 3 argento ed 1 bronzo e la qualificazione di Paolo Donnini ai Master in programma a Roma in agosto. Il gruppo, allenato da Umberto Gazzini, storico scopritore del nuotatore cortonese Santucci, e allenatore di Alessandro Pinsuti, nazionale italiano e a rana con Martino Tinenghi, si è allenato in varie piscine, avendo dovuto affrontare il problema della chiusura dell'impianto di Foiano della Chiana per le note vicissitudini legate alla gestione e al mancato controllo del Green Pass. Anche questo rappresenta una nota di merito, vista la fatica e i chilometri macinati per prepararsi. Mauro Galimberti, Sara Pinsuti, Teresa Rosati, Duccio Di Gaetano, Matteo Benocci ed il già citato Paolo Donnini, i vincitori delle medaglie. Una nota di merito anche per il presidente Riccardo Bianchi, 2 volte campione del mondo di nuoto di salvamento. Grande soddisfazione, quindi è tutto per questa edizione del nostro TG Sportivo. Grazie della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.